Centro Democratico, se non mi sbaglio, alla prima apparizione qui alla Camera? Sì, la prima apparizione qui alla Camera. Allora, possiamo dire che tutto sembra andare per quanto riguarda questo accordo di Presidenza Camera e Senato su quello che in parte volete anche voi come Centro Democratico, ossia una Presidenza al Partito Democratico, un'altra ai Montiani, voi siete quell'ala del centro-sinistra che spinge più verso Monti, magari un domani per un governo di responsabilità con Monti e forse anche col PDL? Ma guardi, questa è una possibilità. Io credo che per quanto ci riguarda non spingiamo da nessuna parte, nel senso che a mio avviso bisogna iniziare un confronto molto più deciso. È chiaro che il Parlamento dei leader sta fallendo, nel senso che, vede, io penso che in Italia la maggioranza siano tutti peones, e i peones sono anche la maggioranza qui in Parlamento. Dovrebbero iniziare a parlarsi, dovrebbero iniziare a capire che hanno la stessa responsabilità dei leader, e se i leader hanno fallito perché non c'è una reciproca affidabilità, bene, allora abbiamo il coraggio di cambiare in qualche modo. Allora le chiedo, lei come primo giorno sta facendo il peones, sta parlando con gli altri deputati, e quando va a votare lì nel segreto, vota secondo indicazione di Bersani o vota per quello che pensa lei? Guardi, voto con la scheda bianca, perché in questo momento non nasce, non è nata nessuna certezza su come affrontare questo momento. Dovremmo prendere un po' d'esempio dal Concilio, che ha stupito tutti. Forse il Parlamento non è ancora pronto a stupire, ma credo che se si mettesse in moto un certo meccanismo, forse potremmo stupire l'Italia. Anche perché o lo fate subito o si arriva alle elezioni. Grazie Capelli per essere stato con noi. A voi. Grazie Gianluca.